Sala Gemito all'interno della Galleria Principe di Napoli, emozionata con Dario Vassallo, fratello di Angelo. Proprio con un giorno per la memoria, oggi abbiamo ricevuto il premio, primo classificato nella sezione narrativa per la legalità, e niente mi poteva far più piacere che ricevere un premio dedicato, intitolato alla memoria di Angelo. Affettuosamente dico tuo fratello, che è un po' anche nostro fratello, è un sentire, un uomo che veramente ha vissuto come padre, come figlio, come fratello e come sindaco, per il rispetto della legalità e della giustizia, e purtroppo ancora non c'è giustizia per lui. Sì, non c'è giustizia, ma speriamo che arrivi. Noi oggi siamo qui, siamo contenti e oggi, con la partecipazione di tanti autori provenienti da tutta Italia, abbiamo dimostrato che siamo stati capaci di trasformare un dolore personale in un dolore istituzionale. Quindi Angelo non è mio, ma Angelo è di tutti. Quanto è importante la memoria tramite appunto gli scritti, le parole, cioè fermare quella persona per sempre e donarla a tutti affinché non sia mai dimenticata? Sì, io penso che la memoria poi è scritta nei libri, rimane nero su bianco per dimostrare che questa terra, questo nostro paese non è fatto solo da malvagi e mafiosi, ma è fatto di gente comune e che magari nella loro vita volevano fare solo il sindaco, non essere uccisi. Certo. Quindi oggi siamo qui sempre per ricordare Angelo, ma ricordare tanti sindaci che ogni giorno si impegnano per la propria gente. Assolutamente sì. Io voglio salutarla strappandole una promessa di essere ancora qui a Napoli per ricordare Angelo. Io, quando mi è stato comunicato che avevo vinto questo premio, innanzitutto mi sono emozionata, ma ancora di più quando ho saputo che era dedicato, intitolato ad Angelo Vassallo, perché all'interno dell'antologia Renato Serpieri, lo scrittore, gli ho affidato la memoria di Angelo, perché volevo che fosse ricordata, che i giovani capissero l'importanza di un uomo semplicissimo ma pieno di coraggio, di forza, di volontà, di cultura, di passione. E quindi veramente, insomma, sono felicissima di essere stata premiata con te vicino al tavolo. Grazie. Grazie a te, ma noi ormai a Napoli siamo di casa. Non meno di 15 giorni fa stavamo a Marigliano con le scuole di Marigliano, ad aprile siamo stati al Teatro San Carlo, dove abbiamo rappresentato Angelo con la pièce teatrale, grazie all'ospitalità di Luigi De Magistris. Diciamo che Napoli da qualche anno a questa parte ci sta molto vicino, l'amministrazione e tutti i napoletani, al quale vanno i miei ringraziamenti, perché a Ciaroli grazie al contributo e ai soldi che portano i napoletani. Grazie. Grazie a voi. Luogo sacro, importante, oggi ancora di più per la memoria di Angelo. Sì, noi dobbiamo prima di tutto essere umili e capire che la nostra ricchezza dipende dalla generosità dei napoletani. Assolutamente, grazie infinite.